Salve a tutti ragazzi, io sono Richtofen di Zombie Republic e sono qui oggi per portarvi delle news. Sono qui per mostrarvi i trofei della prossima ed ultima, presumibilmente, mappa di Call of Duty Black Ops 4 e dell'intera storia zombie, Tag der Toten. Tag der Toten, che è un nome interessante perché è parallelo al nome della prima mappa, cioè Nacht der Toten, Notte dei Non Morti. In questo momento è Giorno dei Morti. Ok, cominciamo già da subito. Come potete vedere, la prima, come sempre, è il primo è il trofeo dedicato all'easter egg. La salvezza è in alto. In Tag der Toten ascendi dall'oscurità. Un altro parallelo molto carino, che più parallelo è una reference, come si può ricordare, sul muro di Nacht der Toten c'era scritto Ascend from Darkness, e qui infatti il nostro scopo sarà ascendi dall'oscurità. Non penso che ci sia altro da dedurre, non vedo altre reference oltre a questa. Un 2-3 stella. In Tag der Toten congela 10 zombie allo stesso tempo. Considerando che si sa già che questa è il remake di Call of the Dead, come era in Call of the Dead, che nello spawn oppure nella zona davanti al faro si potevano congelare gli zombie semplicemente facendoli passare nell'acqua, potremmo farlo anche qui, però farne 10 allo stesso tempo forse è un po' difficile, ma non credo, dipende come considera lo stesso tempo. Sembra comunque un trofeo abbastanza semplice. Prendi bello, in Tag der Toten uccidi 5 cani infernali con le palle di neve in una partita. Beh, palle di neve, c'è molto da dire. I cani infernali, ok, tornano, magari ci sono anche i round bonus, che è sempre una cosa in più. Però le palle di neve, complimenti. L'ultima mappa di zombie e loro decidono lo stesso di mettere una cazzata come le palle di neve. Sono abbastanza fiero di Treyarch, non posso nasconderlo. Anche perché ero un grande fan di Rushmore, giusto per parlare di qualche cazzatone. Sul filo del rasoio, in Tag der Toten usa le teleferiche senza uccidere nemici o entrare in sopravvivenza in una sola partita. Questo significa che possiamo fare diverse cose: o ci sono queste teleferiche che si possono usare a inizio partita e forse puoi tornare avanti e indietro usandole, ma mi sembra difficile, oppure c'è un qualche modo per guadagnare punti a inizio partita, in modo che tu non hai necessariamente bisogno di uccidere zombie. E poi il fatto di non andare a terra, cioè in modalità sopravvivenza, è una sfida che dobbiamo battere tutti ogni volta che giochiamo a zombie, quindi non mi sorprende. Ambientalista. In Tag der Toten apri tutti i percorsi senza attaccare la corrente. Questo è positivo, vuol dire che tecnicamente si possono attraversare tutte le zone della mappa senza dover pensare a porte che si aprono solo con la corrente, come ad esempio quella centrale in Kino der Toten, o per parlare di un esempio più recente, quella in Alpha Omega, per andare dallo spawn fino al centro mappa. Fa piacere che non si sia obbligati a, porca puttana, andare a accendere la corrente. Magari uno vuole fare una bella challenge dove la corrente la vuole tenere spenta e scegli tu quali porte vuoi aprire, ed è una cosa buona. Ad alta quota, in Tag der Toten rompi il contenitore in cima al faro con la Strife. Ho riletto questo trofeo abbastanza volte, ma non riesco a capire la reference. Probabilmente ci sarà una ricompensa se non c'è una reference da cogliere, ma in ogni caso sempre piacevole che ci siano dei trofei in più. La Strife è un'ottima pistola, quindi contando che si sa già dov'è il faro, si presume si sappia già dov'è il faro, basta semplicemente mirare e sparare. Bolletta esagerata. In Tag der Toten accendi tutti i totem in una sola partita. Beh, siamo all'ultima mappa, soliti casse d'anime, quindi è normale che mettano qualche feature, anche se sto solo deducendo che si parla di casse d'anime come totem. Magari bisogna fare altre cose, magari bisogna tirare delle palle di neve addosso ai totem per dargli energie. Però se l'aspetta una persona dopo tutto sto tempo che mettessero qualcosa del genere. A piena potenza, in Tag der Toten potenzia un'arma in tutte le posizioni del pagapunch in una sola partita. Questo è normale perché tecnicamente, essendo appunto una remastered o un remake di Call of the Dead, è normale che usino di nuovo la funzione del faro, che come ricordate, se ricordate, ogni volta che si spostava il faro, la luce del faro, si spostava anche il pagapunch. Quindi presumibilmente è la stessa cosa, se basta solo avere pazienza o qualsiasi altra cosa, perché giuro il sistema di pagapunch su Call of the Dead era
snervante. Non difficile, ma snervante. Campane e palle di neve. In Tag der Toten suona le quattro campane lanciando palle di neve in meno di 12 secondi. Stanno concentrando sta cosa delle palle di neve più di quanto mi aspettassi? Mi dispiace? Per niente. Assolutamente no. Anzi, mi sorprende vedere che si impegnino così tanto. Buono, vuol dire che le palle di neve saranno utili. Mi immagino già una zona allo spawn dove, presumendo che sia lo stesso spawn di Call of the Dead, dove tu spawni e puoi prendere le palle di neve e le tiri addosso agli zombie. Sarebbe una figata. E l'ultimo trofeo è segreto. In Tag der Toten scopri il segreto. Beh, ragazzi, questo è il segreto. Hanno messo un segreto segreto con un trofeo segreto chiamato segreto. È un trofeo in più che si può fare. Non ci si lamenta. Comunque, questi erano tutti i trofei della mappa Tag der Toten, l'ultima mappa della storia di zombie, l'ultima mappa di Black Ops 4. Si pensa, ma non c'è nulla di confermato. Loro dicono così, ma non c'è nulla di confermato. Spero che questo video vi sia stato utile. Se lo è stato, mettete un mi piace e commentate su, per esempio, le vostre idee su il trofeo ad alta quota, magari. Oppure su quello che pensate di magari le vostre aspettative su questa mappa, tutto quello che volete. Io sono sempre Richtofen, questo video è finito qui. Vi prego, se avete trovato questo video utile e magari vi è piaciuto il mio commentary, iscrivetevi al canale e mettete la campanellina, anche perché non sono l'unico admin di questo canale, quindi non conoscerete solo me se non siete iscritti. Se mettete la campanellina avrete anche il vantaggio di ricevere sempre, o meglio quando YouTube vuole farlo, ricevere sempre notifiche su quando streamo, cosa che capita molto spesso, soprattutto nel pomeriggio. E inoltre andate a seguirci sul nostro profilo Instagram, @cozombisita. Postiamo dei memini divertenti su zombie e inoltre metto sempre delle storie e dei post affiliati alle streaming, quindi se non volete perderle, seguitemi anche là e saremo tutto a posto. Il video è finito ufficialmente adesso, vi ringrazio per averlo visto, ci vediamo ragazzi, ciao!